Ehi Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi nuovo tutorial su Quest 3 per rispondere a quelli che tra i commenti mi dicono di avere un problema collegando il visore al PC, ossia collegano il cavo, ma l'unità interna non viene riconosciuta dal PC e quindi non è possibile entrare nella memoria interna del visore per trasferimento di file o altro. Oggi quindi vi mostro come collegare il Quest 3 al PC per trasferimento di file e backup di giochi e salvataggi. Per quanto riguarda il trasferimento di file, non è necessario nessun programma installato sul PC. Basta solo aver attivato la modalità sviluppatore, come vi ho già spiegato in una precedente guida. Per il backup di giochi e salvataggi invece vi serve SideQuest. Ma procediamo per step e vediamo prima come trasferire file da Quest 3 al PC. Poniamo il caso che avete registrato un gameplay col visore e volete trasferirlo sul PC. Col visore acceso, collegatelo al PC tramite cavo, indossatelo, toccate la campanella delle notifiche e toccate la notifica relativa alla richiesta di connessione. Basta semplicemente toccarla e il PC riconoscerà il visore come unità di memoria e potrete accedere all'interno delle cartelle. In questo caso il video registrato si trova nella cartella Oculus Video e ora non dovete fare altro che copiarlo sul desktop o dove vi pare e ricordate di eliminarlo dalla memoria del visore se non vi serve più. In tanti mi avete anche chiesto: Ben, non voglio ogni volta cancellare i giochi e poi scaricarli nuovamente e installarli, quindi posso fare il backup di giochi e salvataggi su PC per poi rimetterli nel visore quando mi servono? La risposta è sì, ma per farlo vi serve SideQuest. Su dove scaricare e come installare SideQuest vi ho già fatto una ricca guida, quindi cliccate sulla scheda che compare qui su e andate a vedere il video e poi tornate qui. Ora che sapete come fare dovreste già aver collegato il visore a SideQuest e questo pallino qui dovrebbe essere verde. Cliccando su questa icona vedrete tutte le app installate sul visore, prese quelle di sistema, disattivando questo switch. Per accedere alle varie opzioni di backup, cliccate sull'ingranaggio e vedrete Backup Games Data, che salva le info del vostro account di gioco, e salvataggi, ma attenzione ai salvataggi perché non funziona con tutti i giochi e in alcuni casi, se il gioco riceve aggiornamenti, i salvataggi nel backup potrebbero non essere più compatibili. Backup APK invece vi consente di salvare l'installazione del gioco su PC, quindi se volete liberare spazio sul visore senza però doverlo scaricare nuovamente potete usare questo tasto. Come si recuperano poi i file salvati col backup? Quando cliccate su Backup Game Data o Backup APK qui sotto si genera una voce con questo tasto. Cliccando su questo tasto, ovviamente col visore collegato al PC, verranno ripristinati i file di backup oppure verrà reinstallato il gioco. Se volete cancellare i backup o gli APK dal PC cliccate su Open Backups ed eliminate i file dalle cartelle. Infine, se volete riportare il gioco al primo avvio, quindi cancellare tutti i salvataggi e tutti i dati relativi al vostro account, in modo tale che avviandolo nuovamente sia come appena acquistato, basta cliccare sul tasto Clear App Data. Bene Marmaia, spero che questo video vi sia stato utile. Like, iscrivetevi e continuate a seguire per altri tutorial e guide utili. Date sempre uno sguardo ai link in descrizione e al primo commento, che sono link per l'acquisto di accessori e giochi scontati, e se volete supportate il canale tramite il tasto super grazie. Grazie per la visione completa del video, da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaia.